Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, bikes since 1893. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. In questa puntata, dopo una settimana di pausa, torna il trofeo d'autunno, il circuito di cross country Veneto curato da Luciano Martellozzo con la collaborazione della Cicli Olimpia. Con la terza tappa, il circuito che chiude la stagione in mountain bike in Veneto torna in territorio veneziano a Noventa di Piave. Per il trofeo Città di Noventa organizza la Zero Absolute, la gara giunta alla sua 11ª edizione, è valida anche come tappa finale del circuito Veneto Cup. Siamo in località Romanziol, lungo il fiume Piave, atleti già pronti nelle griglie di partenza. Abbiamo visto nelle categorie femminili Anna Oberparleiter, Beatrice Prataviera, poi anche le forti Nicole Tovo e Jessica Pellizzaro. Gli atleti sono pronti in griglia, i più attesi sono gli Open con il campione italiano cross country Luca Braidot del gruppo sportivo Forestale, ma c'è anche il fratello Daniele, poi Nicola Spettinà, Martino Fruet. Il duo della Avion Axevo, Cristian Cominelli e Luca Ronchi, molti dei migliori rappresentanti del cross country nazionale, sono presenti oggi a Noventa di Piave per l'11esimo trofeo Città di Noventa. Prima partenza dedicata alle categorie Open, per loro sono 4 i giri del percorso da compiere. Sarà sicuramente una lotta spettacolare tra i grandi della mountain bike. Secondo gruppo sono partiti gli atleti junior con Moreno Pellizzon, Andrea Roccon, Stefano Cerisara. Loro dovranno compiere 3 giri del tracciato. Ed è ora la volta delle categorie femminili Elite Junior e amatoriali con Anna Oberparleiter, Jessica Pellizzaro, Paola Maniago, Beatrice Prataviera, Nicole Tovo, tanti nomi importanti anche in queste categorie. Ma andiamo sul percorso, gruppo di 7 bikers in testa con Cristian Cominelli, il campione italiano cross country Luca Braidot, il fratello Daniele, Nicolò Ferrazzo, Martino Fruet, Marco Ponta, Andrea Dei Tos affrontano questa discesa per addentrarsi nel bosco golenale del fiume Piave. Più staccati Nicola Spettinà con alle spalle Rafael Visinelli e Simone Segat in prima posizione tra gli under 23. E al primo posto tra gli junior Moreno Pellizzon, Uci Caprivesi, seguito da Michele Marescutti, Andrea Roccon e Lorenzo Dalpiva. In testa alla categoria Master Elite si è portato da subito Mattia Rizzo, Bandiziol Cycling Team. Poi con il pettorale 69 Matteo Marcon in seconda posizione e Mattia Doro ASD Cicli Eurovelo che occupa il terzo posto. Tra i Master 1 in testa da subito Pietro Lunardi, pettorale 95 ASD Lunardi Bike Team. Stanno per chiudere il primo giro di gara. Categoria Master 2, Mauro Rampin, Rudy Project pedali di marca, è da solo al comando. Anche per lui inizia ora la seconda tornata. Insieme ai Master 2 transita Luca Kogler, UCFPT in testa alla sua categoria dei Master 3. Categoria Master 4, da subito al comando Gianfranco Mariuzzo, UCFPT. Categoria Master 5 in testa Moreno Bianco, Torpado Victoria Bike, seguito da Giuseppe Dalgrande e Roberto Morandin.
Master 6, il vincitore della scorsa tappa di Selva di Trissino, Fabrizio Stefani, tiene le redini della sua categoria. Andiamo alla gara donne, da subito al comando Anna Oberparleiter, Carraro Team Trentino con Beatrice Prataviera, Team Velociraptor. In seconda posizione e prima tra le donne junior, e terza assoluta e seconda junior è Chiara Zanettini, SC Vecchia Fontana con Nicole Tovo e Jessica Pellizzaro. E siamo nel corso del secondo giro. Attenzione, perché si è portato al comando Nicolò Ferrazzo, inseguito da Martino Fruet, Cristian Cominelli, Marco Ponta, Daniele Braidot, discesa dall'argine. Più staccati Nicola Spettinà, Visinelli, Andrea Dei Tos, passaggio molto veloce, la discesa è sicuramente meno viscida. Dopo i ripetuti passaggi dei bikers, nono assoluto e primo under 23 è Simone Segat del Torpado Factory Team. Moreno Pellizzon, UC Caprivesi, ha conquistato la testa della categoria junior con alle spalle Michele Marescutti, Trivium Licugan e Alessio Camilli. Mattia Rizzo, pettorale numero 65, Bandizziol Cycling Team, è al comando della categoria Master Elite con Andrea Roccon. E attenzione, si è fermato e abbandona la gara il campione italiano cross country Luca Braidot, vittima di una foratura. Primo Master 1 è ancora Pietro Lunardi, in questo gruppo anche Daniel Boschetto della Cicli Olimpia. Categoria Master 2, sempre l'atleta del Rudy Project Pedali di Marca, Mauro Rampin, a tenere le redini della categoria, pettorale 112 per il trevigiano. Tra i Master 4, sempre Gianfranco Mariuzzo in testa. Primo Master 5 è Giuseppe Dal Grande, Cycling Team Friuli, con Claudio Candido e Mirko Tiengo. Fabrizio Stefani, sempre al comando della sua categoria, scende senza alcuna esitazione. Siamo nel corso del secondo giro e tra poco per le categorie Master 6 inizierà la terza ed ultima tornata. Gara donne, Anna Oberparleiter, Carraro Team Trentino sempre in testa, inseguita a qualche decina di metri da Beatrice Prataviera, Team Velociraptor, prima nella categoria junior. E sempre terza assoluta e seconda junior è Chiara Zanettin. E tra le categorie amatoriali femminili si è portata in testa da subito Paola Maniago. E siamo al terzo giro, attenzione, al comando si è portato il forestale Nicola Spettinà, inseguito da Cristian Cominelli, Daniele Braidot, Marco Ponta, chiude il gruppo di testa Martino Fruet in quinta posizione. Più staccati il bravo Nicolò Ferrazzo, inseguito da Rafael Visinelli, Torpado Factory Team. Moreno Pellizzon, il giovane junior nel giro della Nazionale Azzurra, sempre al comando della sua categoria. Mattia Rizzo è sempre al comando dei Master Elite. Master 1 sempre Pietro Lunardi, pettorale 95, in prima posizione. E Luca Kogler continua la sua fuga solitaria nella categoria Master 3, inseguito da un altro atleta della FPT Industrie, Gianfranco Mariuzzo, primo nella categoria Master 4. Andiamo in zona arrivo, dove a vincere la categoria Master 5 è Giuseppe Dal Grande, Cycling Team Friuli. Nei Master 6 più vince Fabrizio Stefani, Team Rudy Project Pedali di Marca, che bissa il successo della seconda tappa. E nella gara donne Anna Oberparleiter a tagliare il traguardo in prima posizione, categoria Donne Elite. L'atleta della Carraro Team Trentino chiude dopo 1 ora, 12 minuti e 5 secondi di gara. Secondo gradino del podio e prima tra le junior è Beatrice Prataviera, Team Velociraptors. Terza assoluta e seconda junior è Chiara Zanettin. E attenzione, perché nella gara elite presentarsi per primo nella zona arrivo è Cristian Cominelli, con alle spalle Martino Fruet, e vince l'atleta della Avion Axevo Cristian Cominelli, che chiude i 4 giri dopo 1 ora, 23 minuti, 26 secondi di gara. Seconda posizione per Martino Fruet, Carraro Team Trentino, e terzo gradino del podio per il bravo Nicolò Ferrazzo del Rudy Project Pedali di Marca, che è riuscito a conquistare un ottimo terzo posto. Quarto Marco Ponta, GS Esercito, e quinto è Nicola Spettinà del gruppo sportivo forestale. Negli Under 23 vince Simone Segat, Torpado Factory, che taglia il traguardo insieme al compagno di squadra Simone Dinca.
Arrivo anche per i Master Elite, a vincere è Mattia Rizzo dell'ASD Bandizziol Cycling Team. E si sprinta nella categoria M1 tra Alberto Bisetto e Pietro Lunardi, alla meglio quest'ultimo che si aggiudica la vittoria di categoria. Arriva anche Luca Kogler, FPT Industrie, che vince la categoria M3. E tra gli M2 vince Mauro Rampin del Ruti Project Pedali di Marca. Ultimo arrivo per Gianfranco Mariuzzo, che vince a braccia alzate la categoria Master 4. Seconda parte di giornata con le gare dedicate alle categorie giovanili. In griglia i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17 anni. I primi a partire saranno gli allievi secondo anno. Alle 11.30 in punto il primo start delle categorie giovanili. Ricordiamo la vittoria a Selva di Trissino di Federico Tauceri nella categoria allievi secondo anno. Partenza dedicata per gli allievi del primo anno. Il tracciato per le categorie giovanili è stato accorciato e privato delle parti più tecniche ed impegnative. Andiamo sul percorso, primo giro, allievi secondo anno, in testa Luca Daniotti, poi Federico Tauceri, Andrea Marchetti, Costantino Cesca, Giovanni Buttignon. Negli allievi primo anno, da subito al comando Giovanni Menegazzo, seguito da Emanuele Meneghin. Ancora passaggi con gli esordienti del secondo anno e la lotta tra Daniele Azzano, Federico Ceolin e Luca Cet. Con le nostre immagini siamo... Con le nostre immagini siamo al secondo giro, esordienti primo anno, lotta fra Lorenzo Faoro, SD Pedale Feltrino, e Michele Chiandussi, gruppo sportivo Doni 2004. Ragazzi allieve, prime tre posizioni, occupate da Giorgia Marchette, Marika Tovo e Anna Lirussi. Ragazze esordienti è Gaia Pagotto, team Velociraptor, è da sola in testa alla sua categoria. Ancora categoria allievi, gruppo con Federico Tauceri, Alex Da Canal, Costantino Cesca, Luca Daniotti e Giovanni Buttignon. E al comando nella categoria allievi primo anno, Marco Gazzola, Bike Pro Action. Sempre allievi primo anno, al secondo posto Emanuele Meneghin e terzo Giovanni Menegazzo, entrambi del Torpado Victoria Bike. Gara esordienti secondo anno, in testa da subito Alessandro Berton, 355 con alle spalle Luca Cet, Bettini Bike Team e Daniele Azzano dell'UC Caprivesi. Esordienti primo anno con i 380 Lorenzo Faoro, SD Pedale Feltrino, con alle spalle Michele Chiandussi e Thomas Mariutti. Ragazze allieve al comando Giorgia Marchette, Pedale Feltrino, inseguita da Anna Lirussi. Mentre perde qualche metro, Marika Tovo, Torpado, Victoria Bike. Mandiamo all'arrivo, hanno già concluso le categorie esordienti ed allieve femminili. E vediamo l'arrivo degli allievi secondo anno, dove vince allo sprint Alex Gasperin su Alex Da Canal. Terzo posto per Costantino Cesca e quarto è Federico Tauceri. Arrivo in solitaria per Marco Gazzola della SD Pro Action. E ora la parola ai protagonisti di giornata. Sì, oggi non stavo male, sono il primo giro, eravamo ancora tutti un po' insieme e poi ho cercato di andare via sul tecnico e sono riuscita e ho trovato dei uomini che mi hanno tirato un po' e quindi sono riuscita a vincere questa gara. Tre anni che vengo qua e purtroppo per me sono tre anni che faccio secondo, anche per fortuna perché comunque è sempre un buon piazzamento.
sono stato battuto da tre vincitori diversi. Anche quest'anno la gara si è svolta come sempre, in gruppettino, prima di 7, poi di 5, poi siamo andati via in 2. Siamo arrivati io e Cominelli l'ultimo giro e nel finale mi ha preso quei 20 metri che non sono più riuscito a chiuderli perché ormai eravamo un po' tutti alla frutta, diciamo. Sì, è stata una gara molto intensa, non c'erano grandi dislivelli, qualche salitella insomma lungo il Piave, però sono in quelle gare che vengono veramente dure e assomiglio più a un ciclocross, quindi era molto adatta alle mie caratteristiche. È un periodo che sto abbastanza bene dopo un po' di pausa e sono abbastanza fiducioso per gli ultimi appuntamenti della stagione. Premiazioni finali, terzo posto per Jessica Pellizzaro, seconda Nicole Tovo e primo gradino andiamo del podio per Anna Oberparleiter del Carraro Team Trentino. Elite maschile con al terzo posto Nicolò Ferrazzo, Team Martino Rudy Project Fruette, Pedali di Marca, secondo Martino Fruet, Carraro Team Trentino e al primo posto Cristian Cominelli del Team Avion Axevo. E da 90 di Piave è tutto, MTB Gran Fondo continua. Nicolò Ferrazzo, Marco Ponta. Expo Bici in fiera a Padova ha ospitato la cerimonia di premiazione del circuito La Serenissima Coppa Veneto Zero Wind, il circuito che da 8 anni fa pedalare i bikers del Nord-Est. Con Massimo Panighel, coordinatore del circuito, tracciamo un resoconto della stagione appena conclusa. Sicuramente un'ottava edizione molto importante perché se dobbiamo sempre parlare di crisi economica mi sembra che questa non esista i sabati e le domeniche perché stando in numeri abbiamo avuto una grandissima partecipazione, quindi sicuramente la gente ha voglia di divertirsi, ha voglia di fare sport, è un dato molto importante. Sono 12.000 le presenze, oltre 730 società, e questo è il dato veramente che ci ha impressionato perché è una presenza dal nord Italia in modo massiccio. È un ottimo punto di partenza, diciamo, perché siamo qui ad Expo Bici, è stato presentato un lavoro da parte della Regione del Veneto per la promozione del turismo in bicicletta e si vede che i grandi eventi sono un elemento catalizzatore ma soprattutto di promozione del territorio. Noi lo stiamo facendo da 8 anni, in questi 8 anni abbiamo organizzato 2 campionati italiani, un europeo e un mondiale. Nel 2016 Monteforte d'Alpone ospiterà il campionato italiano, noi il prossimo anno il campionato di cross country
è un territorio dove veramente si vive di pane e bicicletta, possiamo dire. La premiazione si è tenuta nello stand della Regione Veneto alla presenza dell'assessore al turismo Marino Finozzi. Questi i premiati nella categoria Elite Martino Marana della SD Team Rana Tagliaro. Nella categoria Master 1 Luca Dalbò del Miale Bike Team. Tra gli M2 a vincere è Giancarlo Ginestri dell'Adventure and Bike. Categoria M3 Davide Battistello X-Drive Racing Team. Nella categoria Master 4 a primeggiare è Manfredi Zaglio Team Bike Giussago. M5 a vincere è Renato Cecchetto della Geco Bike. Master 6+, il vincitore è Leonardo Arici del Racing Rosola Bike. Tra le Sport Woman a vincere è Valentina Rocca SD Basalti. Categoria Woman a vincere è Luisa De Lorenzo Poz del team Este Bike Zordan. Per le società, terzo posto per la SD San Bortolo, secondo gradino del podio per le Eugania Bike e primo premio per l'Adventure and Bike Team. La Serenissima Coppa Veneto Zero Wind, un circuito di grande successo premiato da atleti e dal pubblico. Cosa ci puoi dire, se ci puoi dire qualcosa, per il prossimo anno? Ma come tutti gli anni la sorpresa è sempre dietro l'angolo, stiamo studiando una cosa particolare, vediamo un attimino, l'abbiamo presentato anche all'assessorato del turismo qui a Padova e si vuole andare un po' oltre ai soliti schemi perché abbiamo bisogno di dare novità. Potrebbe esserci un'importante nuova gara, ho detto troppo. Importanti novità in fatto di team vengono da Expo Bici, la fiera delle due ruote di Padova. Allo stand Olimpia è stata ufficializzata la partnership fra il gruppo sportivo forestale, team vincitore degli ultimi due titoli nazionali cross country, ed il famoso brand italiano produttore di biciclette. Il nuovo modello di punta della gamma mountain bike Olimpia Iron sarà l'arma vincente del team. Siamo soddisfattissimi dell'accordo che abbiamo preso e siamo anche orgogliosi di poterli fornire di un prodotto nuovo, molto innovativo. Anche quest'anno abbiamo vinto l'Innovation Award qui a Padova con questo prodotto. È un prodotto che si caratterizza da una costruzione molto leggera e da una forma molto, molto innovativa. Partner del progetto Gruppo Sportivo Forestale Olimpia, anche il gruppo Vittoria. Siamo assolutamente entusiasti di questo nuovo progetto e siamo certi che questo connubio che dura da anni continuerà per altrettanti anni e siamo certi che avremo dei grandi successi grazie al gruppo forestale che conosciamo e col quale abbiamo lavorato da anni. Quindi diciamo tutti i presupposti ci sono per lavorare bene, siamo tutti entusiasti di questo progetto. Dopo tanti anni di successi nel settore marathon, Cicli Olimpia ha deciso di tornare con il progetto forestale dal prossimo anno nel cross country internazionale. Con questi ragazzi ci dedicheremo principalmente alle gare di cross country, saremo presenti nelle gare di Coppa del Mondo dove ci sono tutti i più importanti atleti mondiali, vestiranno la maglia azzurra con la nazionale italiana. La mia speranza è che nel 2016 vada ancora uno di loro talmente forte, magari di andare alle Olimpiadi, è un sogno che tanto sognare non costa niente, però sono giovani, sono forti, Alessandro Fontana, il loro direttore sportivo, è come un padre, li sa guidare benissimo, hanno veramente la fortuna di avere una struttura e delle persone che li seguono, che gli sanno consigliare per bene. E speriamo, ecco, saremo presenti sulle gare importanti di cross country anche noi per il 2015-2016 al fianco di questi ragazzi. Il nuovo team Gruppo Sportivo Forestale Cicli Olimpia sarà composto da Luca e Daniele Braidot, Mirko Tabacchi, Nicola Spettinà ed Alessia Bulleri. Il team è forte perché i ragazzi sono sempre lì davanti e ora l'uno ora l'altro riescono a mettere in difficoltà gli avversari. Nei prossimi due anni abbiamo la collaborazione di aziende italiane made in Italy per ciò che riguarda il mezzo tecnico con Olimpia, con Vittoria che ci supportano. Siamo felicissimi perché chiaramente ci conosciamo e quando insomma
le biciclette sono a posto, noi possiamo pensare ai programmi. Ci sono tanti appuntamenti davvero importanti, speriamo di raccogliere ancora delle belle soddisfazioni. L'appuntamento per il nuovo team adesso è sui campi di gara, la stagione 2015 è vicina. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.